Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio ha approvato il provvedimento di riordino delle aree protette. La legge rivede la governance del comparto, diminuisce da 14 a 12 gli enti di gestione, ne istituisce due nuovi, promuove e valorizza la vocazione turistica dei parchi. L'Assemblea ha inoltre modificato la legge sul trasporto con autobus. Anche le imprese con autorizzazione di un'altra regione o Stato dell'Unione Europea, ma con attività in Piemonte, devono rispettare il divieto di usare veicoli con più di 15 anni e un milione di chilometri percorsi. La Commissione Opere Pubbliche ha approvato in sede legislativa la legge presentata dal Gruppo di Forza Italia per sostenere le imprese danneggiate da calamità naturali. Istituito un fondo presso Finpiemonte affinché le aziende possano ripristinare le strutture danneggiate. Massimo Berutti, Forza Italia. Permette veramente di avere sempre, diciamo così, fondi di pronto intervento e nello stesso tempo anche con la possibilità di avere un fondo legato al sostegno a quelle imprese che vorranno attivarsi dal punto di vista assicurativo. Angela Motta, Partito Democratico. Credo che sia un modo da seguire la filosofia anche, cioè quella di lavorare insieme per aiutare imprese e territorio, soprattutto nei momenti di difficoltà causati da alluvioni o altre calamità naturali. Con l'elezione a presidente di Giorgio Bertola, Movimento 5 Stelle, e a vice di Domenico Rossi, Partito Democratico, e Francesca Frediani, Movimento 5 Stelle, si è insediata a Palazzo Lascaris la commissione speciale d'indagine per la promozione della cultura della legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi, istituita il 26 maggio. Giorgio Bertola, Movimento 5 Stelle. Siamo soddisfatti per la partenza della commissione promozione della legalità e noi pensiamo che questa commissione debba partire al più presto e se ci sarà chi in polemica non vorrà far partire i lavori della Commissione se ne assumerà la responsabilità. Domenico Rossi, Partito Democratico. Sottolineo la necessità per la Commissione di spostare subito il livello dallo scontro politico al massimo livello istituzionale che metta al centro il bene dei cittadini, perché noi potremo essere incisivi con proposte di legge specifiche sul tema della lotta ai fenomeni mafiosi. L'attivista LGBT Andrea Giuliano, perseguitato in Ungheria, ha raccontato la sua storia a Palazzo Lascaris su invito del Comitato Diritti Umani presieduto da Mauro Laus, che proprio di recente è stato nominato referente pari opportunità della Conferenza delle Assemblee Regionali. Una carica ricoperta sempre da donna, è la prima volta che viene ricoperta da un uomo e quindi avrò il compito di declinare questo incarico sulle diverse forme contro la discriminazione. Fino al 1 settembre l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio è allestita la mostra Biodiversità delle Praterie Alpine, con un centinaio di immagini fotografiche dedicate alla natura e alle strategie utilizzate da piante e animali per sopravvivere in alta montagna. Ed è tutto. Buone vacanze. A risentirci a settembre. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.